Buongiorno ragazzi, vi anticipo che quello che state per ascoltare è una cosa tutt'altro che semplice. Voi avete sentito parlare di ragionare per deduzione, ragionare per induzione, cioè ragionare per deduzione dal generale al particolare o per induzione dal particolare al generale. Solo che queste frasi sono rimaste con un significato della filosofia e quindi non con un significato più profondo, più matematico. Oggi quello che voglio farvi vedere è come si dimostra per dire. Avreste dovuto vedere in terza, ma scommetto che non li avete visti. Buona lezione. Il principio di induzione riguarda una proprietà sui numeri naturali. Allora, vediamo un po' come si può annunciare. Supponiamo che io voglio dimostrare una certa proprietà, chiamiamola P di n. Il ragionamento dell'induzione è fatto da due parti. Una banale, che è questa. Supponiamo che P di n0 sia vera, dove n0 è un numero naturale qualsiasi, di solito è il più piccolo numero naturale per il quale vogliamo dimostrare la proprietà, solitamente è 0, 1, insomma, dipende dal contesto. Supponiamo che la proprietà assegnata sia vera per un numero n0. Seconda cosa, che un passo viene chiamato passo induttivo. Supponiamo, questa è una cosa strana, perché di solito ipotesi implica tesi, la tesi è ciò che devo dimostrare, quindi non lo suppongo vero. Qui invece si procede in questo modo. Suppongo per un attimo che P di n sia vera. Ok? Se P di n implica P di n più 1, quindi suppongo che per ogni n P di n vera implichi P di n più 1 ancora vera. Quindi io suppongo a questo punto che la mia proprietà valga per n, per un numero n qualsiasi. La suppongo vera. Se supponendola vera riesco a dimostrare che anche P di n più 1 è vera, allora che cosa fa? Tutto questo, che si chiama principio di induzione, mi implica allora che P di n è vera per qualsiasi numero naturale più grande di n0, maggiore o uguale di n0. D'accordo? Quindi praticamente che cosa ho fatto? Io ho una certa proprietà P di n e ho dimostrato che P di 0 è vera. Il famoso passo induttivo che mi dice che P di n vera implica P di n più 1, cioè mettendo insieme queste due scritture, praticamente è come avere scritto che P di 0 implica P di 1, cioè se la proprietà è vera per 0, allora è vera per 1, per la seconda, quindi la prima cosa la dico per 1. Questa la dico per 2, implica P di 2, e la dico sempre per 2, implica P di 3, e la dico sempre per 2. Vedete, invece di dimostrare P di 0, allora P di 1, allora P di 2, invece di fare passo per passo, io faccio un passo unico, P di n implica P di n più 1, e poi via via applicando questa ripetutamente, ottengo che la proprietà è sempre vera. Io prendo questa somma, questa successione qua, prendo tutti i numeri dispari, 1, 3, 5, 7, eccetera, e provo a sommarli tra di loro. Cioè faccio 1 più 3, poi più 5, poi più 7, poi più 9, poi più 11, e vado avanti. Voi vedete, guardate, 1 più 3 fa 4, 4 più 5 fa 9,
9 più 7 fa 16. 16 più 9 fa 25. 25 più 11 fa 36. Insomma, abbiamo visto che sommando tutti i numeri dispari consecutivamente, uno dietro l'altro, otteniamo quelli che si chiamano i quadrati perfetti, cioè 1, questo qui è il primo, 4, 9, 16, 25, 36. Quindi otteniamo una successione di n alla seconda. Allora, questo fatto vogliamo dimostrarlo per induzione. Intanto dobbiamo scrivere questo in modo per poterlo dimostrare, in modo da farlo, diciamo, in modo da introdurre una variabile n, no? Più 3, più 5, più eccetera, 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 eccetera. E l'ultimo termine scriverò 2n più 1. Allora, questa proprietà adesso formalizzata diventa 1 più 3 più 5 più 2n più 1 uguale, a me viene da scrivere n al quadrato, ok? Però stiamo un po' attenti, se n è uguale a 0 ho solo il primo numero che è uguale a 1 al quadrato, se faccio 1 più 3 fa 4, e quindi questo qui ce l'ho per n uguale a 1, questo 3, va bene? Questo qui ce l'ho per n uguale a 0, questo ce l'ho con n uguale a 2. Così la formula è corretta. Allora andiamo a fare la dimostrazione per induzione su n. Quindi come prima cosa devo calcolare p di 0. Cioè devo dimostrare che p di 0 è vera. Allora sostituisco p di 0 a primo membro. 2 per 0, 0, 0 più 1 fa 1. E poi a secondo membro 0 più 1 fa 1, 1 al quadrato fa 1 uguale a 1. Quindi P di 0, se io sostituisco a n 0, viene vero. Adesso c'è il vero passo induttivo. Il passo induttivo consiste nel supporre che P di n sia vera. Quindi se P di n è vera, vuol dire che 1 più 3 più 5 più n più a n più 1 al quadrato. Va bene? Allora il passo successivo qual è? È dimostrare che p di n più 1 vero, che se aggiungo l'n più desimo termine qua, qui dovrei avere invece n più 2 al quadrato. Siamo d'accordo? Quindi proviamo a vedere che cosa vuol dire p di n più 1. Allora, il primo membro dell'uguaglianza diventa 1 più 3 più 5 e poi ci devo aggiungere un altro termine. Qual è l'altro termine a primo membro? È il successivo di questo numero dispari, e cioè 2n più 3. Siamo d'accordo? Se io al posto di n ci metto n più 1, ho 2n più 2 più 1 che fa 2n più 3. Il secondo membro di questa uguaglianza, qui secondo membro, dovrebbe essere non n più 1 al quadrato, ma dovrebbe essere n più 2 al quadrato. Quindi se io riesco a dimostrare che tutto questo è n più 2 al quadrato, ce l'ho fatta. Ma come lo dimostro? Lo dimostro considerando vera p di n, quindi p di n deve essere vera, quindi questa cosa che ho scritto qui è vera. La suppongo vera. Cosa vuol dire che è vera? Vuol dire che al posto di questa somma 1 più 3 più 5 più 2 n più 1 gli sostituisco n più 1 al quadrato. Diventa n più 1 al quadrato, siamo arrivati qui, più questo 2n più 3, che è l'n più n-esimo termine, e svolgo i calcoli. Quindi qui è un normale quadrato di un binomio, qui invece abbiamo n quadro più 4n più 4. Ma che cos'è n quadro più 4n più 4? È proprio n più 2 al quadrato. Cioè ho dimostrato il primo membro dell'uguaglianza al passo n più 1
è uguale al secondo membro, cioè ho dimostrato l'uguaglianza tra primo membro e secondo membro. In fondo ci sarebbe da dire, ma questa alla fine è anche una progressione aritmetica questa, no? E allora se questa è una progressione aritmetica di un D uguale a 2, com'è che si calcola la somma? La somma è 2, quanti termini ci sono? Ce ne sono il termine 0, quindi primo, secondo, questo qui è il termine n-esimo, se parto da 0, quindi ci sono n più 1 termini. Quindi scrivo qui n più 1, che è il numero dei termini, poi faccio il primo più l'ultimo diviso 2. È la regola della somma di una progressione aritmetica. Quindi cosa viene? Viene n più 1, n fa 1 più n, e quindi con la regola della progressione aritmetica l'abbiamo lo stesso dimostrato. Relativamente a questa proprietà vi faccio vedere una interpretazione geometrica che vi convince come mai sommando dei numeri dispari consecutivi si ottengono dei quadrati perfetti. Questa può essere una rappresentazione che può andare bene con via elementare. Quindi io prendo un quadrettino e gli sommo a questo tre quadretti. Quindi uno lo metto qua, uno lo metto qua e uno lo metto qua. E quindi ho 1 più 3 che fa 4, d'accordo? Quadrato di lato 2. A questo punto gli sommo 5 quadretti. 5 quadretti vuol dire metterne 2 qua, metterne 2 qui e poi metterne 1 qui. 3, e quindi ho 9 quadretti, ho sempre un quadrato. Vado avanti, ho questo passo, numero quadrato. Adesso proviamo a fare il passo induttivo. Il passo induttivo è se ho, suppongo che se ho n quadretti, ok, ho n al quadrato. Bene, se ho n al quadrato adesso gli sommo l'n più unesimo numero, ma l'n più unesimo numero io ho un quadrato di lato n. N quadro, gli voglio sommare 2n più 1, quindi gli sommo un numero che è n volte da questa parte, n volte da questa parte e una volta qui. Questo qui è più 1, questo qui è n e questo qui è n. Vedete che ottengo un quadrato 1 al quadrato, cioè questo è il passo induttivo visualizzato. Ci sono delle altre proprietà che si possono dimostrare sempre per induzione. N questa volta n uguale a 1, partiamo da 1 questa volta, eh? Per n uguale a 1, quindi proviamo a vedere P di 1, quanto fa P di 1? P di 1, 1 uguale 1 per 2 diviso 2, quindi 1 uguale a 1. Quanto fa invece, supponiamo che P di n sia vera, secondo passo dell'induzione. P di n. Allora cosa devo dimostrare? Devo dimostrare che 1 più 2 più n più n più 1, vedete che aggiungo l'n più unesimo termine, qui deve essere uguale a n più 1 per n più 2 diviso 2. È questo che devo dimostrare. Devo dimostrare che se aggiungo l'n più unesimo termine, qui avrò n più 1 per n più 2 diviso 2. Allora come faccio? Devo però supporre che questo è vero. Allora proviamo un po' a fare questo calcolo, cioè n per n più 1 fratto 2. Gli sommo l'n più unesimo termine, deve darmi questo. Se mi dà questo, siamo a posto. Questo qui posso fare due conti, n quadro più 3n più 2 fratto 2. Proviamo a fare questo calcolo. Se sommo n quadro più 3n più 2, quindi con l'ipotesi che P di n è vera, anche P di n è vera. Arrivederci a tutti.